Buonasera, buonasera, sono molto felice di essere qui con a distanza, in sicurezza, con Edoardo Albinati a parlare del suo ultimo romanzo, Desideri deviati, amore e ragione, Ciao. che è un vero grande romanzo. Che a me ha ricordato per assonanze, per lingua e per tensioni, mi ha ricordato la scuola cattolica. Lo stesso autore. Forse perché è dello stesso autore, o forse anche perché ho visto, diciamo, nel racconto di questi anni particolari, in questo caso Desideri deviati si svolge nei primi anni Ottanta e si svolge in una città del nord che non è mai nominata, ma che insomma mi credo, sono piuttosto sicura che sia Milano. Quindi è un altro scenario rispetto alla Roma degli anni 70 della scuola cattolica. Ma mi sembra, naturalmente anche qui nella complessità dei suoi personaggi, anche se non c'è come c'era nella scuola cattolica, l'utilizzo della prima persona in singolare, l'utilizzo dell'autobiografia, però ecco invece la parola autobiografia mi risuona, perché mi sembra che ci sia quasi il tentativo di fare l'autobiografia di una nazione. Tu racconti Milano e non in modo sociologico, naturalmente, non in modo saggistico, ma racconti quegli anni Ottanta attraverso i sentimenti, le passioni, le pulsioni, la racconti attraverso il desiderio. Questo. Diciamo, io ho letto questo, ho sentito il desiderio che è anche proprio la ricerca di senso, il senso dell'esistenza, che poi tra un po' forse riusciremo anche a svelare, perché a me sembra che tu dia una risposta a un certo punto. Però ti volevo chiedere se è vero, e però vorrei prima leggere per far entrare gli ascoltatori, gli spettatori, anzi, nel vivo di questo romanzo, qualcosa dalle prime pagine che descrive Milano, che descrive questa città del nord, anzi, ciò che rende viva questa morta e minerale città del nord è la ricerca di una ragione che renda tollerabile l'esistenza. La ricerca è ragionevole, ma la ragione non lo è quasi mai. E questa ricerca ragionevolissima trova una risposta pazza e unica. Ecco, questo da qui si dipana questa ricerca ragionevole ma anche pazza, attraverso una serie di personaggi molto complessi, molto connotati e attraverso soprattutto le relazioni fra loro. Ti volevo chiedere, c'è questo tentativo di raccontare una nazione attraverso i suoi desideri, attraverso i suoi errori, attraverso le follie? Beh, io non ci avevo pensato scrivendo alla nazione, ero partito dalla città, che però è una città, in questo caso Milano, in un libro precedente Roma, che ha un rapporto simbolico con il tutto, cioè Milano è effettivamente una parte estremamente significativa di quel tutto che è la nazione, la nostra nazione. Non riesco a immaginare, diciamo, la nazione senza una città, senza una
sua, appunto, per questo la chiamo la capitale, come poi è stata definita da molti, la capitale morale, la capitale del lavoro, la capitale del nord, la capitale d'Italia, una delle capitali d'Italia. Io partivo da questo set, diciamo, da questo ambiente, la città che, come nel libro precedente, introduco con una specie di preludio, di prologo, che è solo sulla città. Il libro precedente è Cuori fanatici. Cuori fanatici aveva questo, diciamo, inno, introduzione, non so come definirlo, elegia anche in parte dedicata alla città che io, dove sono nato, che conosco meglio, dove abito, ma che non esaurisce naturalmente il panorama nazionale, e ho pensato che per forza di cose la seconda puntata di questo ciclo italiano l'avesse come protagonista, perché è una dei protagonisti del libro, la città. Non potrebbero avvenire, oso dire che non potrebbero avvenire le cose che avvengono se non lì. Il periodo scelto è, come hai detto tu, l'inizio degli anni Ottanta, che è un periodo di transizione molto interessante proprio in quella città, in tutto il paese, forse anche tutta l'Europa, non lo so, però lì sta avvenendo qualcosa di miracoloso, di straordinario, una specie di trasmutazione alchemica, diciamo così, per cui la ghisa, il ferro, cioè i metalli pesanti di cui è fatta quella città, si stanno trasformando in oro. La città della concretezza, del lavoro, dei fatti si sta tramutando invece nella città dell'illusione, dell'attrazione, delle attrazioni. Quindi sì, è un passaggio che sarà poi decisivo per tutta l'Italia, non c'è dubbio, però ha il suo mondo, ha anche la sua chance narrativa, diciamoci la verità, perché a me le idee vengono molto dai luoghi. E dai personaggi. Poi che cosa accadrà, lo debbo scoprire anch'io strada facendo, però l'influenza dei luoghi è fondamentale. Quindi per fare un esempio, in questa e solo in questa città io avrei potuto ambientare alcune scene importanti della storia in una grande fabbrica dismessa. Non che ci siano soltanto a Milano, naturalmente, ce ne sono in tutta Italia. Però io cominciai a visitarle anni fa, nel momento in cui erano ancora, diciamo, non erano più fabbriche, non erano ancora quelli che sarebbero diventati rapidamente, cioè luoghi di intrattenimento, musei, centri culturali, sale di concerto. Però avevano quindi questi grandi vuoti urbani molto affascinanti. Un'spettatrice, Cristina Di Canio, ha chiesto se non fosse stata Milano, che cosa sarebbe stato? Ma dice anche, ma mi avete già risposto, poteva essere solo Milano, anche perché c'è il mondo che compare all'improvviso come una polverina magica, il mondo della moda e delle modelle. E anche questo è immediatamente un indizio inequivocabile sulla città, sul luogo. Quindi tu hai detto, per me sono molto importanti i luoghi nella costruzione del romanzo, i luoghi e i personaggi. Quindi tu ti immergi in un luogo, così come ti sei immerso per oltre 10 anni nella tua Roma, per scrivere La scuola cattolica, ti immergi in un luogo profondamente, nei dettagli di un luogo per costruire la tua storia. Sì, sì e no, cioè in realtà funziona così, almeno funziona così in me quando immagino, quando poi scrivo, anzi il contrario, quando scrivo e dunque immagino, perché soltanto scrivendo poi riesco a farmi venire in mente qualcosa, non ho mai delle idee precedenti all'atto stesso, di avere delle occasioni. Io ho bisogno di occasioni, di situazioni. E
E una città come quella, in quel periodo, me ne dava diverse. Appunto, quello che hai detto tu, il mondo della moda, che però è in realtà sfiorato e mai pienamente raffigurato, ed è presente solo in uno per uno dei personaggi di questo libro, cioè una modella americana nera, Sheila B., che è, diciamo, quanto di più lontano, credo, dal cliché della modella che si potrebbe trovare in un film, visto che, non so, per esempio, prende ripetizioni di latino, che è una cosa più strampalata che poteva venire in mente, ma mi piace questa idea. Mi piaceva, mi divertiva. Ecco, appunto, deve esserci non tanto un divertimento, parola di cui ho una certa diffidenza, verso cui nutro diffidenza quando sembra che sia l'autore si debba divertire a scrivere, come quando ci sono gli attori che dicono: ah, ci siamo molto divertiti a girare questo film. E dico: vabbè, sarebbe più importante che ci divertissimo, ci divertiremo noi a guardarlo. Io, quindi la parola divertimento è sbagliata, però c'è un piacere, lo chiamiamo piacere, del approfittare a piene mani di qualche sensazione, di qualche illusione o proiezione che ti possono dare questi momenti e questi luoghi. E Milano aveva quello, aveva all'epoca in cui si svolge questa storia, questa centralità nel mondo, l'unico mondo, diciamo, dove io, che io conosco, di cui conosco un ufficio al lavoro, un ufficio quindi con tutti i vari ruoli, che è l'editoria, all'epoca, a parte qualche illustrissimo esempio di case editrici in altre città. Milano era la città dell'editoria, e quindi io ho visto questi uffici, ho visto quindi i rapporti che sono di potere, di amicizia, di collaborazione, di odio, di risentimento e di tante altre, di tutto quello che può sbocciare quando 10, 20, 30 persone lavorano nello stesso posto, apparentemente allo stesso scopo, in questo caso pubblicare libri. L'editoria come formidabile, forse unico punto della società dove si incrociano due mondi quasi sempre lontani l'uno dall'altro, che sono l'industria e la cultura, cioè, perché un editore in fondo è uno che fabbrica degli oggetti, dei prodotti, degli articoli di una categoria merceologica molto particolare come sono i libri, ma che poi appartengono contemporaneamente a quel mondo, al mondo dell'industria e del commercio, ma anche al mondo dello spirito, del piacere, della bellezza, di qualcosa che soltanto nell'editoria trova una compresenza. E così via. Cioè, quindi, non so, faccio un altro esempio, proprio su Milano, un luogo che io, dove andavo da ragazzo, che non esiste più, che è lo Sferisterio, luogo leggendario, assurdo, squallido, e meraviglioso al tempo stesso, mitico nel suo squallore, dove si giocava alla pelota basca, che tra l'altro io avevo conosciuto per la prima volta per via indiretta in quello che può essere uno dei modelli del mio libro, anche un mio mito di ragazzo, che era La vita agra di Bianciardi, dove appunto lui convive con i giocatori vive nello stesso appartamento dove c'è un giocatore della pelota basca. Allora, una volta che trovo questo posto, è il luogo che mi suggerisce di farci avvenire un incontro piuttosto fatale, misterioso, enigmatico tra due appartenenti a un gruppo di guerriglia armata. Dal gioco della pelota agli ultimi anni, come sono 80, 81, 82, dell'attività dei gruppi militanti terroristici in Italia, quello è il prodotto della mia fantasia. Però senza lo Sferisterio non ci sarebbe stato tutto il resto. E naturalmente, appunto, come hai detto, c'è il protagonista, oltre alla città, oltre a Milano, oltre a queste, anzi, lì dentro, cioè nel mondo dell'editoria, che è un altro importante protagonista, del tuo romanzo, si muovono, come hai detto tu, questi desideri, funzioni, passioni, c'è l'ambizione, c'è il racconto profondo e preciso di che cos'è l'ambizione e di che cosa è anche il potere.
che cosa si fonda il potere. Tu scrivi: il potere si fonda sul mistero e sull'incertezza. Quindi anche un oggetto così, in fondo, che potrebbe sembrare neutro o comunque molto poco poetico co come il potere, tu con diciamo, il tuo talento di scrittore sei riuscito a farne una materia di romanzo, nel senso che sei riuscito a dare al potere anche quella malinconia che io da lettrice ho trovato, ma prima non avevo mai pensato che il potere potesse essere qualcosa di malinconico. E invece ci ho creduto, cioè ho scoperto che il potere è molto malinconico. Tu l'hai scoperto scrivendolo? O sei partito dalla tua idea del potere e poi diciamo, l'hai trasformata in letteratura o l'hai costruita scrivendola? Io non ho idee, nel senso che non ho idee che precedano la loro espressione, cioè anche adesso è perché tu mi parli che mi viene in mente qualcosa, altrimenti la mia mente sarebbe ferma. E quindi non pensavo di rappresentare il potere, però se qualcuno lavora fianco a fianco, in una casa editrice in questo caso, ma in qualsiasi altro ambito di lavoro, è chiaro che con i propri colleghi simili si è contemporaneamente in collaborazione e in competizione, sempre, anche inconsapevolmente. Ed è, secondo me, la dinamica del potere tanto più interessante quando c'è una piccola posta in gioco. Almeno sarei capace di fare, non so, le grandi battaglie del potere tra i re, o tra i grandi partiti politici, o per ottenere, insomma, per fare una fusione industriale, mentre sono i piccoli rapporti di potere che sono alla mia portata. Esattamente come su Scala, quello che dice Machiavelli quando dice che lui gioca a carte con i carrettieri, e in quel piccolo gioco si riproducono tutte le possibili intrighi, alleanze, sconfitte o vittorie, no? Che avverranno poi su a grande livello, appunto, con le persone di grande potere. Allora, l'editoria da questo punto di vista, o anche non l'editoria, il mondo della cultura ha come suoi obiettivi, nella più parte dei casi, degli obiettivi piuttosto, diciamo, posso essere critico, autocritico, mediocri, cioè non è che non si guadagnano tantissimi, tranne rarissimi casi, non si guadagnano tantissimi soldi, non si diventa famosi quanto un cantante pop o altro. Insomma, quindi in ballo c'è apparentemente poco, in qualche caso addirittura pochissimo, in qualche caso una riga sul giornale a ottenere, insomma, come scrittore, intendo, no? Già dicevo, oh, ecco mamma, vedi, c'è il mio nome sul giornale. E però nel nome di quello si combattono delle battaglie epiche. Quindi questo è un'altra singolarità che a me attrae, affascina, cioè vedere laddove il potere lo si esercita, lo si perde, lo si conquista, magari appunto per un piccolo gioco, anche per un gioco, non so, di seduzione o di compiacimento di sé, insomma, laddove si cerca di portare a casa qualcosa per sé, per il proprio cuore, per la propria immagine, per la propria autostima, o senza sapere bene perché lo si faccia, perché molti di questi personaggi lottano l'uno accanto all'altro, l'uno contro l'altro o l'uno per l'altro, è qualcosa di quasi insondabile. E narrativamente, per un romanziere, la sfida più bella, la sfida più alta, cioè la sfida più alta è forse descrivere le sensazioni di un uomo che seppellisce in giardino il proprio gatto o il proprio cane.
non una scena dunque di grandissimo tragedia o dolore, ma un dolore comunque vivo, come la perdita di un proprio animale, che può essere vivo quanto una catastrofe molto più ampia. E lì, diciamo così, c'è la sfida un po' a se stessi, scrivendo, di riuscire a rendere quello. Quindi questi redattori, i cui ruoli, diciamolo un po', insomma, c'è questa casa editrice con dei ruoli stabiliti e c'è questo nuovo arrivato, giovane, intelligente, bello, viene da fuori, di buona famiglia, Nico Quell, che trovavamo anche nel libro precedente. È chiaro che il suo ingresso in casa editrice è destinato a scompaginare i ruoli fissati, no? E quindi c'è chi cercherà di blandirlo, chi di osteggiarlo, chi di corteggiarlo, chi di fargli le scarpe, e lui stesso dovrà farsi strada, malgrado sia un raccomandato, come spesso sono i giovani alle prime armi, poi si dovrà fare strada da solo e dovrà capire chi sta dalla sua parte, chi lo ama, chi lo odia, chi lo appoggia. Nello sviluppo del libro ci saranno molti rovesciamenti di ruolo, di posizione, esattamente come nella politica, nella grande politica, no? Noi abbiamo un esempio in questo momento dove abbiamo un governo che non sarebbe stato pensabile fino a poco tempo fa, e quindi si fanno e si disfano queste alleanze. In mezzo c'è l'eros, perché poi nei rapporti di lavoro e di potere c'è una carica erotica forte, anche quando ci si affronta, ci si scontra. E questo è il mondo del lavoro, è il mondo dove sono sempre intersecate. Nel libro si intersecano continuamente queste linee. A me piace molto che tu abbia definito Nico Guell, il protagonista che hai appena introdotto, come il ragazzo dorato, perché in fondo è vero che ci saranno tanti rovesciamenti di ruolo e succederanno, diciamo, cose anche dal punto di vista sentimentale che sono assoluti colpi di scena che non verranno rivelati qui. Ma il ragazzo dorato richiama proprio un personaggio, appunto, un personaggio letterario, il protagonista baciato dal sole, dalla fortuna, in questo caso anche dalla bellezza dei bei capelli. Da una certa brillantezza, anche piuttosto esibita. Quindi, in fondo, io so che a lui non potrà succedere niente di male, davvero. Cioè, so che lui è dorato e quindi ha questo così alone luccicante intorno che lo protegge. È così. Esistono i ragazzi dorati? A parte che è una traduzione proprio letterale dei Golden Boy, quindi viene il ragazzo dorato per questo. Ma Nico è un bel personaggio, anche se non saprei neanche dire se sia il protagonista del libro, è soltanto quello che permetterà a tutti gli altri di connettersi. Sì, è uno dei protagonisti che sono tutti piuttosto maschi, cioè sono maschi, ancora una volta sono maschi. Beh, ci sono delle femmine non male nel libro, delle femmine folli, più o meno sagge. Diciamo che la bellezza di molti romanzi è in certi personaggi che appaiono, potrebbero apparire come minori, ma non lo sono per niente. Quindi nell'equilibrio generale prendono peso anche se hanno, come direbbe cinematograficamente parlando, delle poche pose. E per esempio, questo libro assolutamente fondamentale per chi lo voglia intendere realmente è il personaggio della segretaria dell'editore, Marta,
protagonista, fra l'altro, di una scena con Nico che devo dire, quando l'ho riletto, ho detto accidenti, come mi è venuto in testa e come si è, lo dico da solo, come si è ben risolta in una chiave che è insieme surreale ma anche estremamente realistica. Oppure, non so, delle piccole figure come la professoressa Bruculeri, quella che appunto abita nello scantinato, professoressa di latino e greco, che si mette in testa di insegnare alla bellissima e apparentemente irreale modella nera Scilla B di leggere insieme l'Eneide e insegnarle in latino. Io dico che, ed è riferito ai tempi in cui si svolge la storia, questa casa editrice e il suo editore, il suo padrone, altro, scusa, lo dico perché è l'altro modello letterario di questo libro, il padrone di Parigi. Lì c'è proprio il padrone e c'è anche, diciamo, un nome e un cognome che stanno dietro quel personaggio molto chiaro, un editore molto noto. Tende a riprodurre intorno a sé un universo maschile. E diffida quasi della presenza alle loro riunioni, che sono uno dei momenti, diciamo, di scambio di idee, di movimentazione di questa guerra o anche di questa battaglia che viene condotta con l'unico scopo, quello sarebbe appunto del pubblicare dei bei libri, ma che in realtà poi dentro porta tutte le cose personali di questi che vi partecipano. E come elemento, diciamo, di disturbo abbiamo questa Amelia Gaino, la capo ufficio stampa, che è un personaggio da me notevole, che ha molte chance. E così funziona così. Le donne sono in questo libro sono un elemento di disturbo, di attrazione, di forza, perché poi alla fine gira gira. Ma non voglio rovinare l'eventuale lettura di questo libro a chi lo farà, ma insomma, escono fuori, per esempio, due vecchie sorelle Molto che fino a, simpatico. che, non, di cui non si sapeva nulla fino a 50 pagine dalla fine, ma che diventano le protagoniste assolute della parte finale del libro. Chi se l'aspettava? Anche io, scrivendo, mi sono venuto in mente, le avevo messe all'inizio dicendo che uno di questi personaggi aveva due sorelle che vivevano in mezza montagna, isolate, una vecchia zitella e una vedova. Però di cui si favoleggia anche che siano in realtà bellissime, bambole di cera. Sì, perché appunto, siccome sono delle leggende, ecco, dico la verità, io, malgrado sia considerato, e mi sono anche dato da fare per creare questo equivoco, uno scrittore realista che tratta della galera, del delitto, dell'Afghanistan, di questo e di quest'altro, cioè tendenzialmente realista, poi in realtà io amo le leggende, amo i miti, amo le storie, proprio le storie mitiche. E quindi anche dentro una fabbrica, una casa editrice, una festa o quello che, insomma, i vari set di questo libro, io racconto essenzialmente dei miti. Cioè vorrei essere capace di raccontare dei miti di indurre nel lettore una fascinazione come quella che si prova leggendo la storia di Atteone piuttosto che di Daphne, trasformati in albero. Infatti, sei riuscito perfettamente a mitizzare l'idea della festa, che già di per sé è insomma appunto, un set mitologico importante. Ma possiamo parlare della festa perché, della festa in Desideri Deviati perché non riusciamo a non svelare i colpi di scena, a non svelare che cosa succederà ad alcuni personaggi, ma possiamo, diciamo, raccontare come, diciamo, con quale attenzione ti sei calato in questa commedia umana che ha naturalmente come sua apoteosi, per usare l'espressione di Simone de Beauvoir quando
descriveva, quando descrive nell'età forte la festa, dice la festa, ma la festa proprio intesa in senso mondano, di persone che si ritrovano dentro una casa, la festa è la più grande apoteosi del presente. Ah, Dice bellissimo, no, di no. Sottoscrivo questa cosa che ignoravo pienamente, sì. Il presente, proprio è il puro presente, E nel caso di Simone de Beauvoir, insomma, c'era la guerra, c'era, diciamo, la tragedia da dimenticare. Ma anche qui, in Desideri Deviati, c'è, appunto, l'apoteosi del presente, ed è un'apoteosi che viene raccontata proprio in tutto. Anche le sue regole e i suoi movimenti. C'è appunto uno dei personaggi che spiega che cos'è la festa alla quale stanno per andare. Naturalmente la festa si tiene a casa di due definiti diabolici, non so se insomma, arrampicatori sociali o qualcosa del genere, che hanno questa capacità, questo talento di mettere insieme persone che si sentono lusingate dalla presenza di altre persone che ritengono più importanti di loro stessi. Ed ecco che qui ritorna il potere, ritorna il gioco del potere, ma anche della seduzione, perché viene appunto teorizzato, e poi si vedrà che durante la festa la cosa in cui semplicemente si parla o si balla e sono cambiati i modi di ballare, si balla in un certo modo, muovendosi in un certo modo, e sì, soprattutto la cosa che mi è piaciuta moltissimo è che si scelgono i vestiti in base allo stato d'animo. I vestiti per la festa, anche gli uomini che in fondo hanno guardaroba, quei diciamo, tre vestiti, monotono. passano del tempo a diciamo, lanciare sul letto pantaloni, giacche, cravatte per decidere come vestirsi, perché come si presenteranno alla festa, così verrà deciso il modo in cui stanno alla festa. E quindi chi sono e quali possibilità hanno. Hai scritto praticamente un saggio sulla festa, e la festa non è mai solo la festa, ho pensato leggendo, è molto di più, è il momento in cui avvengono gli scambi tra le persone. In cui diciamo c'è l'apoteosi proprio del presente, ma delle relazioni nel presente. Ma che questo capitolo ti abbia colpito è stato di lunga elaborazione, era, diciamo, una occasione, visto che prima ho parlato di queste chance che si offrono a uno scrittore, perfetta, perché prima di tutto è il contenitore di molti personaggi, cioè come nei balli ottocenteschi, tolstoiani, puoi far convergere lì tanti personaggi, li puoi far interagire. Secondo, Scusa, solo mi è lì. venuto in mente, scusa se ti interrompo, ma mi è venuto in mente il ballo di Anna Karenina con Vronsky. Magara si dice a Roma. Però sì, diciamo, allora la finalità sarebbe la stessa. Non parliamo, diciamo, della riuscita, ma della finalità, senz'altro. Non a caso, tutto quel, diciamo così, verbiage di chiacchiere, incontri, serve a contenere un evento molto più importante di tutti gli altri, cioè l'incontro di Nico con la sua sorella perduta. Quindi mi faceva piacere che ciò avvenisse all'interno di un grande contenitore di battute, stupidaggini, barzellette, sguardi, bevute, cioè che fosse, come dire, circondato dalla fatuità più
più totale, questo invece che è un incontro molto profondo, e poi mi permetteva, senza fare trucchi da quattro soldi, di connotare precisamente l'epoca. Ed è l'unico punto in cui, io non lo dico da nessuna parte, lo dice il Risvolto, lo dirà l'editore, ma non lo dico io, che siamo nel 1981, e sono ed è la colonna sonora, cioè lì in modo certosino ricostruito una colonna sonora messa dal DJ per far ballare la gente di hit esattamente di quell'anno. Anzi, la solertissima redattrice che ha curato il libro, Caterina Campanini, mi ha poi cassato un paio che erano usciti nel 82, quindi non potevano starci. Quindi sì, è una grandissima occasione, è anche un tour de force. Spero che il lettore si immedesimi, si diverta, si confonda esattamente come è successo a me scrivendo, però tutto ciò, devo dirlo, nasce da una cosa personale, la mia immensa sofferenza alle feste. Io ho sempre sofferto per vanità, per timidezza, per ambizione combinare chissà che cosa, di conoscere chissà chi. Ho sempre sofferto orribilmente alle feste e quindi sono diventato un osservatore maniacale di tutto. E quindi questa sensibilità, questa situazione viene dal mio disagio, vecchio come vecchio io sono, vissuta personalmente. Spero che questo non si senta, non si senta. No, si sente la profonda osservazione e conoscenza delle feste. Tu dici che naturalmente ti ha permesso di connotare un'epoca attraverso la colonna sonora Il modo di ballare, come dicevi tu. e del modo di ballare, ma Gli abiti. penso di poter dire che poi i personaggi delle feste sono eterni, possiamo ritrovarli ancora oggi e appunto quel particolare tipo di seduzione che viene sempre messo in campo attraverso sguardi, battute, ma insomma, ma lo dovete leggere perché naturalmente troverete parti di voi che ritornano a casa e soprattutto, e abbiamo ancora pochi minuti, però volevo arrivare al senso, cioè in tutto il romanzo comincia con la ricerca del senso dell'esistenza, la ricerca di senso per questa città che appunto sta cercando qualcosa di più e per i suoi protagonisti, per i suoi personaggi. E alla fine questo senso arriva, non so se, non credo che sia uno spoiler, però posso dire che l'amore è qualcosa che all'improvviso riempie di senso chi questa cosa così devastante non l'aveva mai provata. Comunque è scritto sul retro di copertina, quindi io potevo dirlo. Un uomo che non conosce l'amore, non importa se sia o non sia un mostro, è comunque un disgraziato, anzi non è nemmeno quello, non è nulla, è uno scarto, un insetto stecchito. E questa cosa all'improvviso cambia, tanto che questo personaggio si chiede qual è il prezzo che dovrò pagare per questa felicità. Non so se sia il senso l'amore, perché allora sarebbe molto capriccioso come senso, molto imprendibile, però sicuramente è l'unica cosa che può rendere tollerabile, almeno a momenti, a sprazzi, l'assenza di senso. Quindi non credo che sia la soluzione, ma sia soltanto l'intrattenimento, la medicina, l'antidoto contro quella che rimane la mancanza di senso. Quindi, ed è infatti un sentimento sublime proprio perché
sostanzialmente illusorio, però è un'illusione splendida. Allora, questo splendore, esattamente lo stesso dell'arte, della bellezza, della musica, permette almeno per un tratto della vita o per certe giornate o anche soltanto per un'ora, come nei nostri grandi poeti, di rendere sopportabile quello che altrimenti non lo sarebbe. Ero molto contento che a scoprirlo fosse una persona che non l'aveva mai conosciuto e quindi che capisce cosa è stata la sua vita fino a quel momento, fino a quando quella cosa finalmente l'ha conosciuta. E naturalmente lo conosce in un modo leggendario che ha a che fare con la tua ricerca del mito. È il Graal. C'è poco da fare, sono cavalieri che cercano questo senso e nel frattempo che lo cercano trovano qualcosa, non troveranno quello, ma troveranno altro. Questo è un po' lo schema mitico, funziona così, il romanzo funziona così, che, i romanzi, no? C'è sempre un imprevisto che è la bellezza dei libri anche della nostra esistenza. Va bene, io ringrazio molto Edoardo Albinati, vi invito a leggere Desideri deviati, resto convinta che questo sia un romanzo, diciamo, dentro un progetto molto ampio che permette di raccontare questo nostro mondo attraverso il desiderio, le pulsioni, i desideri deviati, la ragione e anche l'amore. E mi sembra una grande impresa che Bene, merita di essere letta e apprezzata. grazie mille a te, grazie a questa ospitalità e in bocca al lupo Arrivederci. a tutti noi.